Appuntamento con la storia ai piedi del Matese con i biancoverdi che proprio contro la San Benedettese vogliono riprendere confidenza con la vittoria che manca dallo scorso 24 ottobre, un 2-1 interno a spese del Castelnuovo a Vomano. I marchigiani sono reduci invece dallo 0-0 casalingo contro il Chieti, dirige il signor Teghille di Collegno, tenuta del terreno di gioco non delle migliori per via dell'inasprimento delle condizioni meteo. Per la cronaca 9:30 i locali rompono il silenzio e Loazzini non se la sente di guadagnare qualche metro in più, carica un destro poco imminente. Il centravanti di Urbano si rifà al 25esimo, appoggio per la sponda di testa di Alfageme, deviato il destro di Iannetta e proprio Loazzini si fa trovare pronto e porta in vantaggio il Matese. 32esimo, vicino al punto del pari, la truppa di Antonioli Angiuli dalla sinistra disegna per De Sena sul secondo palo. Martino si supera allungando la manona. 37, di nuovo i marchigiani, piazzato quasi dal limite, se ne incarica De Sena che trova l'opposizione della barriera. Minuto seguente, tiro dalla bandierina. Dopo l'intervento sul primo palo di Alfageme si coordina Angiuli, pallone che sorvola il montante al 41esimo e Loazzini illumina tra le linee. Alfageme che scavalca il portiere, ci pensa Varca ad evitare guai peggiori. 43, scatto di Alfageme, uscita di Knoflach giudicata irregolare da parte del direttore di gara che indica il dischetto ed ammonisce il portiere della San Benedettese dagli 11 metri. Alfageme battezza l'angolo e di potenza batte Knoflach per il 2-0 matesino. All'intervallo Antonioli lancia Ferri Marini ed estromette Peroni. 11esimo, nel corso del secondo tempo Alfageme si trova a pochissimi passi sui piedi, il pallone del 3-0 sulla leggerezza di Varga non imprime però forza e para Knoflach. 16esimo, Cipolletta per gli ospiti smista un pallone pericoloso al centro. In uscita Martino riesce a fare buona guardia. Al 18esimo attacca la Samba, calcio da fermo, pallone nel cuore dell'area di rigore. L'ex Campobasso di Domenico Antonio da posizione vantaggiosa non sfrutta dovere. Siamo al 20esimo con Iannetta sulla catena di sinistra, secondo palo in corner Ricci, tenta l'acrobazia e Loazzini che commette anche un fallo ai danni del difensore avversario. Al 25esimo controffensiva dei marchigiani, corner dalla destra, cuoio nel mucchio, Angiuli di prima intenzione indovina il sinistro e spedisce il pallone alle spalle di Martino con la Samba che dimezza lo svantaggio e 20 minuti ancora da disputare. Alla mezz'ora fronte opposto dal limite Alfageme lavora un buon pallone, mira il palo lontano fuori di pochissimo. 36-40, ripartenza locale, slancio di Loazzini impedito a proseguire l'uno contro uno con il portiere per via della segnalazione di offside. Analoga situazione che fa scaturire anche le proteste degli uomini di Antonioli per un gol annullato a Ferri Marini esattamente 2 minuti più tardi. Al 41esimo Loazzini sradica il pallone dai piedi di un difensore a metà campo, si invola verso la porta avversaria e con un raso terra fa venire giù il Ferrante per il 3-1 che mette la Samba con le spalle al muro. Nel primo dei 4 minuti di extra time concessi, ancora una sortita dei locali. Fabiano sulla sponda di Andreassi spedisce però alto, finisce 3-1, torna a vincere l'FC Matese che si prepara ad affrontare nell'ordine Notaresco e Pineto in una settimana molto veemente. Nel finale animi tesi sugli spalti con i tifosi rossoblù in procinto di scavalcare il settore riservato ai locali. Necessario l'intervento delle forze dell'ordine per il ripristino della situazione.